Dio si è avvicinato a te. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Anche oggi leggiamo e proclamiamo insieme il Vangelo del giorno. Matteo 10:1-7. In quel tempo, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate tra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Amen. Carissimi, oggi iniziamo il secondo dei 5 grandi discorsi di Gesù nel Vangelo secondo Matteo, chiamato discorso missionario, perché oggi abbiamo ascoltato e visto che Gesù chiama a sé i 12 discepoli. È una chiamata per nome. Chiama Luca, chiama Andrea, chiama Marco. La chiamata di Gesù, la chiamata di Dio nei nostri confronti è sempre personale. E quando nomina il tuo nome, in quel nome c'è il progetto di Dio. Un progetto che è di salvezza non solo per te, ma per coloro ai quali tu andrai in veste di apostolo di Gesù Cristo. Vediamo subito che prima ancora di nominare il loro nome, Matteo dice che Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. Si parla di una exousia, termine greco che significa potere, autorità, la capacità da parte di Dio di intervenire nelle situazioni dove noi uomini non possiamo intervenire. Abbiamo un muro, abbiamo una incapacità con tutta la scienza, con tutte le nostre intelligenze, studi, non potremo mai arrivare a fare ciò che Dio fa. Dio libera dal male, Dio guarisce le malattie inguaribili, incurabili. Ecco quanto è importante oggi comprendere che Gesù ha concesso la sua stessa autorità, il suo stesso potere a coloro che credono in Lui. Lo ha detto: voi farete cose molto più grandi di quello che io sto facendo, di ciò che io ho fatto. Vediamo che il libro degli Atti degli Apostoli è pieno dei prodigi che i discepoli nel nome di Gesù hanno compiuto. E poi dice, e ci dà un'affermazione molto forte: non andate tra i pagani e nelle città dei samaritani, rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Gesù ci costituisce discepoli e soprattutto apostoli in questo discorso perché noi possiamo portare la speranza a chi è perduto. E molto spesso per ricevere la speranza abbiamo bisogno di ricevere l'annuncio della buona notizia. Qual è l'annuncio se non che Gesù è il Signore, Gesù è risorto, Gesù è il Salvatore. Non c'è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che noi possiamo essere salvati. E poi dice, strada facendo, predicate. In greco si usa questo bellissimo verbo kerusso, cioè annunciare ad alta voce, gridando, che il regno dei cieli è vicino. In realtà il verbo utilizzato
nell'originale, non è l'essere uno stato fisico vicino e basta. Quindi uno stato, noi potremmo dire, immobile, ma è uno stato dinamico del regno di Dio, del regno dei cieli. Viene usato il verbo enghizzo, che significa avvicinarsi. Nella forma passata, quindi nel perfetto, è un passato che ha un'azione oggi presente. Si è avvicinato talmente che adesso è vicina. Capite che è una grande differenza. L'annuncio che dobbiamo dare a coloro che sono pecore perdute, che hanno bisogno di speranza, è che Dio si è avvicinato a te e adesso è vicino a te. Prima eri nelle tenebre, ora la luce è entrata nella tua vita. Ecco quanto è importante fare questa esperienza. Dio adesso è qui perché ha voluto, ha desiderato avvicinarsi attraverso Gesù. Quanto è importante oggi quindi dire di sì a Dio, alla sua chiamata. Pregate insieme a me e diteli grazie, Signore Gesù, perché mi hai chiamato, perché mi hai chiamato per nome. Hai pronunciato il mio nome Luca e mi hai detto seguimi. Voglio fare di te un pescatore di uomini, un portatore di luce. Gesù, io accolgo questa tua chiamata, io ti voglio seguire e ti chiedo soprattutto di farmi essere questo apostolo pieno di gioia, di zelo, che porta la tua parola, che annuncia che il tuo regno si è avvicinato a noi. Signore, riempi la mia vita del tuo Spirito Santo, riempi il mio cuore di te, perché io sia un autentico testimone del tuo Vangelo. A te sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lo slogan di oggi è Dio si è avvicinato a te. Questo è una buona notizia per ciascuno di noi, ma è anche la buona notizia che dobbiamo dare. Quindi dalla almeno a 3 persone oggi che incontrerai nella tua vita, nella tua casa, e diglielo. Gesù è vicino, Gesù si è avvicinato perché ti ama. Amen. Io vi ringrazio per avermi accolto, ascoltato questo commento. Ci vediamo domani. Buona giornata. Ciao.